scatola del 1996, seconda edizione dell'AMB. Come al solito descriveremo il contenuto delle scatole, non le regole. Scatola superiore, divisore interno in plastica nera e scatola sotto. Gioco dell'MB non appare direttamente sulla scatola. Compongono la scatola, due segnalini, 500 carte, una clessidra, un portacarte, un buzz, istruzioni e plancia. Si gioca a squadre, ogni squadra sceglierà il proprio segnalino. All'interno della squadra c'è un suggeritore che leggerà insieme alla squadra avversaria cosa c'è scritto, la parola da comunicare agli altri giocatori. Naturalmente non si può dire la parola e neanche le parole che ci sono sulla carta. In questo caso il binocolo non dovrà usare lenti, vedere, eccetera. Indicando quindi con delle frasi la parola binocolo, gli altri concorrenti devono indovinare quello che sta suggerendo all'interno del tempo della clessidra. Ogni volta che viene indovinato qualcosa si lascia la carta dentro il portacarte. Alla fine della clessidra il numero di carte determinerà i punti e quindi l'avanzamento sul tabellone. Nel tabellone ci sono più segnalini, in questo caso per esempio si può giocare soltanto uno della squadra, quando il segnalino cade su questa casella può giocare soltanto uno della squadra. In questo caso ci valgono due clessidre per questo turno, in questo caso può giocare soltanto uno della squadra con due clessidre. Vince alla fine del gioco chi arriva per primo alla fine della tabella, chi ha la squadra che ha fatto più punti. Quindi, Tabù 1996, gioco MB. Iscrivetevi, grazie, ciao.